Siamo con Mister Impagliazzo del Real Forio. Mister, siamo alla vigilia comunque di una gara importante contro il Savoia, sicuramente una squadra di prestigio. A volte potrei dirti, mi fa pensare quando ci andavo a giocare col Savoia, erano ben altri tempi, però pure loro fanno questa categoria, una squadra che comunque è una città che vive per il calcio, perché forse di tutte le squadre della Campania è quella che i tifosi di Torrannunzia sono quelli che più vivono il calcio a questi livelli, e quindi sicuramente troveremo un ambiente passionale, un ambiente dove potremo trovare dai 1000, 1500, 2000 persone, sperando che poi non ci tremano le gambe davanti a questo pubblico, perché in questi campionati non si è soliti affrontare questo tipo di tifoserie. Però resta sempre una partita di calcio, una partita contro una squadra blasonata che comunque negli ultimi periodi anche loro stanno avendo qualche problema. Mister, a proposito del Forio, questa sarà l'ultima gara comunque del girone di andata. Che gara ti aspetta? Che gara hai pensato di impostare contro queste squadre che comunque ti aggrediscono sin dai primi minuti, soprattutto quando giocano in casa? Ma sicuramente la gara di per sé è difficilissima, ma non senza nulla togliere ai ragazzi che sono rimasti. Avessi avuto la squadra a disposizione di fino a 20 giorni fa, ti avrei detto: non mi preoccupo più di tanto di quello che possa essere la bravura dell'avversario, andremo a giocarci la partita. Oggi come oggi dovremo prestare una maggiore attenzione a quello che possono essere anche le reali risorse della squadra avversaria, e quindi come tale dobbiamo anche più preoccuparci di loro che non pensare a quello che solitamente noi eravamo soliti fare. Dispiace che ci siamo venuti a trovare in una situazione del genere, una situazione che non fa piacere, però purtroppo la cosa è andata per questo verso e ne dobbiamo prendere atto. Ma dei 18 che siamo rimasti, manca comunque Vittorio De Luise, che ha un risentimento al tendine, quindi non sarebbe disponibile, quindi pure a livello del parco under saremo un attimino rimaneggiati, avendo solo 4-5 under a disposizione. Mister, manca solo l'ufficialità, ma ormai i fratelli Costaiola sembrano i due acquisti di questo fine mercato. Un commento a proposito di questa operazione fatta dalla società. Ma noi almeno necessitiamo di rinfoltire la rosa, perché oggi come oggi, essendo solo 18 giocatori, basta vedere che nelle partite di Coppa Italia, con le squalifiche dei vari De Felice, Chiaiese e Iacono, siamo stati costretti ancora una volta ulteriormente ad attingere dalla Juniores. Quindi almeno avere 18-20 elementi che possa essere utile alla causa, anche perché poi abbiamo una marea di diffidati tra Giovanni Calise, Di Dato, e quindi dovremo anche preoccuparci poi per riproseguire il campionato con una rosa almeno di 12-13 giocatori che non siano tutti under, ma che sia pure qualche senior leggermente navigato.